impossibili. Alberto Arbasino incontra Giacomo Puccini. Mangi il suo fasano e beva la sua champagne come fanno tutti gli altri. Ah, ma che bel posto, che lusso, che chic. Zitto, zitto, ora incomincia il numero. Oh, thank you. Thank you. The day is so long. Seems everything's wrong. For now I'm alone and blue. I still love you, dear. I wish you were here. Come back and forgive me. Please do. Come maestro, ascolti. Ascolti. È la nuova melodia che ci viene d'oltreoceano e bisogna sempre tenersi aggiornati. Miss you, I love. I love. Quale artefice? Eh? Quale artefice? Parlo di me, naturalmente. E pensare che la si crede un frugale? Chiacchiere di gazzette, calunnie di biografi. Adoro il lusso, purché sfrenato. E qualunque eccesso. Del resto, come ben si intende dalle mie melodie. Qui a cena da me stasera ci sono le soprano più illustri. Per esempio, questa è Rosa Ponselle. Questa è la Tetrazzini. Ci sarà anche la Galli Curci allora, no? Eccola! Lei ama molto le soprano, vero maestro? Scusi un po' l'ingenuità, magari. Le odio. E le amo. Non posso fare a meno di loro. E vorrei sopprimerle tutte fra gli atroci tormenti con le mie mani, goccia a goccia, vederle soffrire. Quali sono le sofferenze che lei predilige infliggere, maestro? No, non ho delle preferenze autentiche. Sono un po' sultano, anche in questo. Prediligo la varietà, gradisco di volta in volta una tisi in soffitta e una stramazzata nel deserto. Apprezzo naturalmente un bel salto da Castel Sant'Angelo, ma devo dire che non mi dispiacciono anche certi suicidi. Recherché, come spade cinesi, pugnali giapponesi o anche più nostrani, con le piantine di cicuta negli orti. Sarebbe esagerato qui un riferimento al Sade? No. Guardi, qui lei mi sembra, scusi, fuori strada. Perché si deve sempre parlare di un sadismo pucciniano e mai collegare il divin marchese con maggior profitto, certo, a quel mio predecessore che infila la povera Gilda in un sacco, la povera Ida in una tomba sepolta viva, la povera Azucena su una vampa, la povera Desdemona su d'un guanciale, senza contare che la Tisi accorda poche ore alla sua Violetta come alla mia Mimì, né più né meno. Insomma. Forse lei si diverte di più a farle soffrire prima. Si capisce, se no che gusto c'è. Scusi. Loro poverine, piccine, sono sempre lì, che pigolano, le loro piccinerie. Io non sono che una povera fanciulla oscura, buona a nulla. Noi siamo gente avvezza alle piccole cose, umili e silenziose. Vivo sola soletta nella bianca cameretta, sempre con fe sincera la mia preghiera ai santi tabernacoli salì. Quindi proprio Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso. E naturalmente sono loro a provocare le streghe e i lupi e le sorellastre. Già, non esiste altra spiegazione possibile, niente. Tutta colpa loro. E allora prima ci vogliono tante finte effusioni di falsa tenerezza. Non piangere Liù, no Minnie non piangete, però anche Minnie ora piangi tu. E che già da manina, che viso da manata, e dammi il braccio mia piccina, e comprendo poverina e dopo il consolarla, e come tan ben nomata dolce farfalla e cortese damigella il prego mio accettate. E mentre loro, le sciocchine poverine, sono lì che si fidano tutta smorfiosa, piena di false speranze, di false illusioni. Giù via la maschera. All'anima tua guasta qual supplizio sovrasta. Strappatela di là, nessun di voi ha sangue nelle vene, una gonna vi fa sbiancare il viso, sia legata, sia straziata perché parli, perché muoia. Legato mani e piedi il vostro amante a un cerchio uncinato alla tempia che ad ogni niego ne sprizza il sangue senza mercè. Insomma, come vede, ha inizio la cerimonia. Andiamo a goderci l'ennesimo supplizio. Non mi stancherei mai. Insomma, proprio come quei cattivi vecchi signori che avvicinano le scolarette ai giardinetti, quelli che le invitano a casa con la scusa delle caramelle e delle mentine e poi appena chiusa la porta le sottopongono a sevizie irriferibili. No, piano. Piano. Qui intanto i paragoni potrebbero essere un po' più illustri, scusi. Intanto abbiamo dei precedenti significativi. Ha mai sentito parlare di la sventurata rispose nei Promessi sposi? Sempre la stolta sventurata risponde. Ha mai sentito dire di una sventurata che non abbia risposto? È lì pronta la sventurata, la grulla, non fa altro. E ben gli sta. Infatti, sempre, proprio nel Sade che la mi menzionava dianzi, il meccanismo è sempre il medesimo, non cambia mai. Tutte quelle Giuliette ci cascano tutte le volte, sono sempre lì strapazzate, percosse dopo aver subito i peggiori oltraggi da dei villani, da dei crudeli, ma appena si presenta un mellifluo consolatore a cui lei o io non chiederemmo neanche che ore sono o un fiammifero, subito le stolte sono lì pronte a cascarci. Non temete di nulla, mia buona figliuola. Se avete la compiacenza di seguirmi, ci recheremo passin passino fino al castello di una mia pietosa parente. Oppure, la notte s'approssima, raggiungiamo una confortevole casina che dovrebbe trovarsi a 2 leghe da qui. Mediante i cavalli che vi prenderemo domani, potremmo arrivare in città prima di sera. Oppure ancora, che, graziosa pellegrina, avreste voi timore di trascorrere la nottata in una torre piena di santi eremiti? Che la sventurata risponde. Si capisce, la sventurata risponde. Ci casca sempre come una pera matura. Non appena in luogo sicuro, cioè remoto dal mondo e pieno di catenacce e di lucchetti, con una smorfia agghiacciante il mellifluo consolatore getta la maschera e fa la poverina delle scelleratezze dolorosissime. Ma non mi si venga a raccontare che questa è un'invenzione del divin marchese, perché tutte le fiabe per i bambini buoni sono strutturate così. Dopo tutto quel cammina nel bosco, non appena si scorge un lumicino e si arriva alla capanna, vogliamo scommettere che 9 volte su 10 lì dentro c'è una strega con la caldaia pronta? E anche il Collodi nel suo piccolo... Ma queste stolte poverine chissà che cosa hanno letto da piccole, ma neanche Pinocchio di certo, altrimenti sarebbero un po' più attente, no scusi. I fratelli Grimm hanno fatto di tutto per metterle in guardia, altro che Sade. Dicono tanto che il mio Scarpia è un malvagio, che la Turandot non è buona d'animo, ma allora il lupo di Cappuccetto Rosso, scusi, ci crede lei che la voleva mangiare? Secondo me voleva fargli di peggio. Cosa tremenda, che orrore, vergogna. Certo i libri per bambini sono pieni di cose diseducative. Il naso di Pinocchio che si allunga, che imbarazzo. La scarpina di Cenerentola che un po' si infila, un po' non si infila. Biancaneve con tutti quei nani là. No, bisognerebbe vietarli ai minori di 21 anni. A cominciare dal libro Cuore, naturalmente, che è il peggiore di tutti. Credevo che dovesse piacerle molto invece, chissà perché... Ma che, è stata una lunga storia il patto tra me e l'orribile Edmondo. Ora non ho voglia di divagare queste vecchie beghe. No, maestro, racconti tutto, non ci tenga in sospeso. Non si metta a fare gli enigmi anche lei come la Turandot. Insomma, all'inizio era un'operazione culturale molto importante. Forse la più importante della Belle Époque d'Italia, a parte naturalmente Gabriele. Ma con l'immaginifico non ci siamo mai intesi bene. Non è mai neanche riuscito a farmi un libretto decente... Gliel'ho domandato 1000 volte, gliel'ho spiegato benissimo. Lo sai quello che ci vuole? Gli ripetevo amore e dolore, grande dolore in piccole anime. E glielo ripetevo, metti dei bambini, dei fiori, dei dolori e degli amori. Possibilmente un supplizio di piccoli amanti, ma che si amano molto e soffrono moltissimo. Ci sono ancora le lettere negli archivi di Casa Ricordi. Continuavo a battere sul mio chiodo poesia, affettuosità spasimanti, carne, dramma rovente, razzo finale. E lui? Si distraeva. Non era capace di concentrarsi sulle cattiverie. Ma con Edmondo, scusi, diceva come andava. Ah, sì. Siamo venuti a fare insieme, con lo stesso programma praticamente. Ci eravamo detti, ciascuno nel nostro campo, si capisce? Sfruttiamo la nostra ossessione favorita, il nostro odio-amore per le creaturine indifese, valendosi dei più moderni mezzi di comunicazione di massa. Intende i cosiddetti mass media? Proprio, i mass media, certo. Però, ancora a bagno nell'Ottocento italiano. È questo il lato pionieristico straordinario, non trova? Che stupenda intuizione di mercato, eh? E infatti i risultati si sono visti subito. Ma qual è stato in sostanza il calcolo? Una programmazione impeccabile. Ci siamo detti, Edmondo ed io, ciascuno nella propria sfera rispettiva, si intende, che povero dilettante, privo di spirito imprenditoriale, quel marchese de Sade, malgrado un certo ingegnaccio innegabile. Ma come? Lavora per tutta la vita. Schivo e solitario, come quegli artigiani che impiegano 20 anni per fare, non so, come una cornice, e poi non vogliono, forse non sanno venderli. Sarà stato disinteressato, sarà stato anche incompetente, però non ha mai saputo cosa fossero le pubbliche relazioni, gli uffici stampa. Non aveva una mentalità né industriale né aziendale. Gli sfuggivano nozioni importantissime nel mondo moderno, come quelle di merce, prodotto, consumo, ricerca di mercato e capitalizzazione, distribuzione al minuto. Sono passati i tempi delle ricamatrici che impiegano tutta la vita per fare una spanna di merletto e poi lo tengono chiuso a chiave. Non ha proprio capito. C'è anche stata una grossa evoluzione socioculturale però, eh? Però intanto Edmondo ed io siamo stati i primi a intuire che c'era un grosso mercato lì pronto per acquistare come prodotti in serie gli incubi più singolari del povero marchese, però servendosi dei canali giusti, si capisce. La scuola e la strenna per i bambini nel caso di Edmondo e per me, si capisce, l'opera, che era la forma di spettacolo più popolare ai miei tempi, naturalmente. Altro che il piccolo artigianato dei romanzetti fatti in casa, distribuiti male, perseguitati, confiscati. No, la nostra idea geniale, ecco, insisto, è stata quella di vendere, è vero, il sadismo di massa a scuola, nelle famiglie e alle mattinee, alla Scala e di 1000 altri teatri. Questo, se mi permette, è genio, è puro genio. D'altronde mi pare anche abbastanza riconosciuto, ormai. E i suoi rapporti con gli amici sono sempre stati buoni o no? Dal principio sì, certo, Ci eravamo divisi equamente le zone di sfruttamento. Lui avrebbe maltrattato i bambini, io avrei tormentato le fanciulle. Però dopo un po' mi pareva un'esagerazione la sua, in un solo volume, faccio il calcolo, quanti ne faceva fuori? E le piccole vedete lombarde, i tamburini sardi, i patriotti padovani, e le piccoli naufraghi, i sangui romagnoli, i piccoli scrivani fiorentini, i piccolissimi emigranti genovesi, senza contare gli zoppini, i cecchini, i rechetichini, i gobbini, i denutriti, i analfabeti, i adenoidei. Insomma, le pare possibile, ma neanche mangiafuoco, neanche il pescatore verde. Neanche il serpente di Sardegna. Bravo, grazie. Ricorda, eh? Si mangiava i ragazzetti, li mangiava come confetti, 2 a 2, 3 a 3. D'accordo, erano altri tempi. Un vecchio signore che tratta solo i piccoli spazzacamini, i piccoli muratorini, non rischiava, come oggi, di finire linciato dalla folla inferocita o esecrato come ignobile figuro dalla pubblica opinione. E c'era in fondo questa funzione molto educativa di spiegare chiaramente al bambino la portata del cannibalismo storico e congenito di Torino nei confronti dei diseredati del resto d'Italia. Giusto un fattore che il bambino è bene che impari da piccolo, e farà altrettanto bene a non dimenticarselo mai, se vuole evitare pericolose illusioni e disillusioni feroci. E dunque si sappia regolare il bambino. Però intanto a ogni pagina la mania di Edmondo scappa fuori da tutte le parti. Il ragazzo batté la schiena per terra e restò disteso con le braccia larghe, supino. Un rigagnolo di sangue gli sgorgava dal petto a sinistra. Il ragazzo non aveva più che una gamba, la gamba sinistra, sempre a sinistra. Gli era stata amputata al di sopra del ginocchio, il troncone era fasciato di panni insanguinati. Il piccolo eroe, il salvatore della madre e di sua madre, colpito da una coltellata nel dorso, aveva reso la bella e ardita anima a Dio. E quando va proprio bene, gli è passata sul piede la ruota del tram, così come se nulla fosse. E non si sapeva trattenere. Del resto, però, basta guardare i giornali. Dei tipi così a Torino ne scoprono tutti i giorni, ai giardinetti della stazione, ce n'è sempre anche all'uscita delle scuole. Ma intanto si mette un po' nei miei panni. Io compongo le opere, non faccio racconti mensili, ma mi dica, per tormentare tante soprano, ma neanche la metà dei bambini che maltratta lui in un libro solo. Mi dica un po' lei quante opere avrei dovuto comporre. No, non si può con il mondo. Concorrenza sleale. Concorrenza sleale. Lei però cura molto di più le situazioni oltre che i personaggi. Si intende? Oso soltanto sperare di venir capito, proprio in questo. E devo dire che il gusto del pubblico mi ha sempre confortato. Segno che il maltrattamento del soprano è un passatempo universalmente gradito. Però io faccio sempre molta attenzione a spiegarmi bene e mettermi anche in scena come personaggio emblematico. Per esempio Scarpia, no? Va. Non posso negare che Scarpia è molto vicino. Intanto sta di casa in un bellissimo posto, secondo piano di Palazzo Farnese. Al piano di sotto abita la regina di Napoli e dà dei balli con la soprano alla moda che esegue una cantata. Cosa si può desiderare di più? Allo snobismo, è vero, si somma il divismo. Altro che Proust. Il pomeriggio lui fa 4 passi fino a Sant'Andrea della Valle, che è una chiesa squisita, e lì fa delle trame deliziose, perfino durante il Tetteum. Una cena incantevole lì pronta con vin di Spagna, niente chianti, niente frascati, ma lui non ne ha mai abbastanza. Anche una bella donna sbattuta e fremente che si dibatte fra contrastanti passioni. E il suo teatrino privato della crudeltà lì attiguo alla sala da pranzo. Ah, altro che saletta di proiezione con filmini deplorevoli, spettacolo dal vivo. Ma se lo immagina lei Quanto costerebbe oggi? Faccia il conto per tutta la serata. Sbirri in costume, torturatori con attrezzi. Pensi soltanto al prezzo degli stivali. E un tenore incatenato col famoso cerchio uncinato alla tempia, col sangue che scende e rovina 2 o 3 jabot di pizzo finissimo ogni sera, candelabri accesi, canapè di damasco, e la musica da ballo dal piano di sotto, e una tartana a Civitavecchia. È molto meglio che a Copenaghen o a San Francisco. Ah, si capisce, e spasimi d'ira, e spasimi d'amore. Eppure devo confessarlo che il personaggio a me più vicino e più caro è un personaggio che quasi nessuno nota. È un artista della Bohème? No. È il gran cancelliere Ping della Turandot. Lui sta lì e sogna, occhi aperti, di tornare nella sua villetta. E potrei tornare giù verso il mio tutto cinto di bambù. Torre del lago. Ma intanto che cosa non gli sussurrano le voci interne? Siamo sempre da capo. Unge a rota per la lama, guizzi, sprizzi poco sangue. Il lavoro mai non langue, dove regna Turandot. E non basta, qui si strozza, si sgozza, si uncina e scapitozza, si trivella, si spella, si sega, si sbudella. Ah, ma allora è qui che c'è anche quel verso indimenticabile: quando angola il gong, gongola il boia, no? Bravo. Però c'è anche "ma se la spogli nuda è carne, carne cruda". Così, tutto a posto, no? Pensi invece a quell'infame Edmondo quando gli capita di raccontare la storia della povera bimba che si perde in un trambusto di carnevale. E nel quale? Sì, proprio. La povera bimba urla e si dispera e si dibatte, mentre la sua povera mamma, mezzo impazzita, rompeva la calca a gomitate e a spintoni, urlando: "Maria, Maria, Maria, ho perduto la mia figliola, me l'hanno rubata, mi hanno soffocato la mia bambina". Invece la bambina ha subito trovato un bel signore che dopo un po' la restituisce alla mamma, e strappatosi dalla destra un anello d'oro con un grosso diamante e infilatolo con un rapido movimento in un dito della piccina, "prendi", le disse, "sarà la tua dote di sposa". Ah, ma qui non la conta mica giusta, eh? Oh, invece la mamma rimane incantata. Tutti applaudono, tutti sono contenti, il bel signore si rimette la maschera e riparte sul carro in mezzo a una tempesta di battimani e di evviva. Ora siamo giusti, eh? Proviamo a immaginarcela oggi, una scena simile. Per la strada. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Alberto Arbasino con Giacomo Puccini. Giacomo Puccini era Alfredo Bianchini, regia di Mario Missiroli.